Però abbiamo in collegamento con noi un signore che tu dovresti riconoscere. Benissimo. Che è Max detto il fruttariano, Max Gaetano detto fruttariano, Cosmo fruttariano. Buonasera signor fruttariano, come sta? Come sta? Ciao a tutti, ciao anche a Ritardenzo. A Ritardenzo tu lo chiami, Ritardenzo. Ritardenzo che ha appena detto una marea di cazzate, no? Perché lui ha il sistema immunitario a puttane e va dicendo che è a posto. Vabbè, questo no? Però come fa a saperlo lei che è un fruttariano? Scusi, io ho fatto un check-up completo la settimana scorsa. È scritto su PubMed, lavoro di Loretta Bolgan su PubMed, che vabbè, poi penso non sa cos'è PubMed, chi ma è il massimo livello scientifico. Loretta Bolgan è una ricercatrice, insomma, che dice che cosa? Che dice che chi si è fatto il vaccino ha letteralmente a puttane il sistema immunitario. Tu stai dicendo che Parenzo, in quanto si è fatto, che tu chiami Babbenzo, una volta lo chiamavi, adesso Ritardenzo, Ritardenzo, che Parenzo ha il sistema immunitario e non lo sa, il sistema immunitario è andato a puttane. Quindi non sapete dagli esami che ho fatto. Cioè, dice solo fake news, dice di stare bene che è una fake news. Scusi, signor fruttariano, lei ci conferma che continua da anni ormai a mangiare solamente frutta, praticamente solamente esatto, frutta che non ortaggi, significa e gli ortaggi col seme, no? Quindi frutti, sì, e gli ortaggi col seme, sì. Lei non mangia carne, non mangia pesce, non mangia no, assolutamente. Da quanti anni è in queste cose? Si perde un sacco di belle cose. Stasera sono quasi fruttariano dal 2011. Bravo, e scemo, posso bravo, dire bravo, che bravo. Nessun cazzo di fruttariano o di vegano quasi fruttariano ha avuto il Covid. Vabbè, questo però è un io stasera festeggio dire... il compleanno di mio figlio che oggi compie 8 anni come tutti e mi faccio un bellissimo preso, pesce, ma nessuno ha sviluppato il Covid e mentre sto scemo si mangia le... aspetta il Covid il certificato che nessuno è morto, i vegani veri, cioè tu stai dicendo vegani, che essere non i vegani, vegani che si mangiano i latticini vabbè ho capito, i vegani veri sono praticamente immuni 100%. Dal Covid sono immuni dal Covid, stai dicendo no lo possono sviluppare un po' però di Covid, sono protetti il fruttariano e il vegano quasi fruttariano non sviluppano zero Covid, dunque non hanno bisogno di fare i vaccini sostanzialmente, fruttariano non hanno bisogno di fare i vaccini, a parte che i vegani e i fruttariani essendo animali, se si fanno il vaccino sono dei ritardati, perché cioè? I vaccini sono, c'è l'adenoma del macaco, sono testati sugli animali. Che cosa c'è, scusa, l'adenoma del macaco? L'adenoma del macaco dentro i vaccini, ma da dove cazzo spugno? Non hanno bisogno di questi pseudo vaccini. No, aspetta, io ferraio magico. Sì, d'accordo, io tornerei poi indietro alla frase che hai detto, scusami amico mio, tu hai detto una cosa, che dentro i vaccini, io avevo sentito gli scimpanzé l'altro giorno dal Pappalardo, però stavolta l'adenoma del macaco, che cazzo l'imperatore è? Pappalardo, sì, ma l'adenoma del macaco, che cazzo è, Parenzo? Questa è una cosa nuova che non ho mai sentito. C'è il macaco è lui, il macaco il veicolo, probabilmente è lui. Il trasportatore viene usato, quindi nessun animalista si vaccina ovviamente se è animalista, ma perché non vuole morire, non vuole avere un aumento del 4000% nelle miocarditi nei giovani. Cioè tu stai dicendo che i vaccini portano morte oppure problemi, questa è l'unica cosa che portano, nessun vantaggio, sì, nessun tipo di vantaggio. Continua a mangiare le erbe. Continua a mangiare mentre il patente le erbe, dice va? Che sono 40 su 100.000 i casi avverti, sono 4.000 i casi avverti su 100.000, sono in 4%. Allora devi capire dalla vigilanza attiva alla vigilanza passiva, che dice il parente, cioè il morto che dovrebbe chiamare l'AIFA a dire che è morto. Senti, io quella penso che questo passiva. Qui tu puoi anche per me continuare a mangiare le radici, a mangiare l'erba per terra, ma io stasera, che è il compleanno di mio figlio, compie 8 anni, ho organizzato una cena straordinaria, più 4000% le miocarditi nei giovani. Tuo figlio l'hai fatto vaccinare, scommetto, no? No, quella di 14 ho fatto vaccinare. Senti, ma quello di 8 no, ancora. Tu sei famoso per essere alla spalla in un programma dove l'argomento più dibattuto è come ingoiare lo sperma? No, beh, questo che c'entra adesso? Questo, a parte che non è vero, perché è contenta, ma tua moglie lo sa che quando partecipi alla Zanzara vieni considerato una scimmia da maestrale, da spettacolo, lo sa o no? La differenza che c'è tra me e te è che io almeno sono pagato per mandarti a fare in culo, questa è la differenza fondamentale. Tu invece ti fai mandare gratuitamente. Io
mi diverto a mandarti a fare in culo, invece io molto. Lo fai solo perché no, ma pensa al doppio divertimento, essere pagato per dire che sei una testa di cazzo. Cioè, qua è geniale questa roba. Però qua. La cosa, vorrei concludere con rispondi 4%, 4%. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Lasciamo perdere questa cosa qua. Non metterti a fare cose più grandi di te. Occupati di erbe, occupati di frutta, occupati di banane. Occupati della Volga, che dice che il tuo sistema monetario è a puttane. È a puttane, è fottuto. Cornuto, tu sei a puttane, tutto a puttane. Scusami, Fruttariano. Con Giuseppe vado. No, scusi, signor Fruttariano, ma io non ci vado a puttane. Signor Fruttariano, scusi un attimo, è vero che io per chiamarlo ho dovuto fare il numero di telefono di una vigilessa di cui non possiamo fare il nome? Una vigilessa, perché stiamo andando a un incontro Novax con una vigilessa vegana, animalista. Cioè, ci sono vigili a Milano, ci sono vigili a Milano, che sono gruppi di vigili Novax a Milano, questo mi stai dicendo? Sì, beh, se comunque pensi che il 20% dei poliziotti. Perché non viene alla, allo scoperto questa vigilessa Novax? Non viene allo scoperto. Ma non è che ha paura, dovrebbe. Non è che ho paura, vuoi che te la passi? Falla venire allo scoperto nei prossimi giorni, adesso non ho tempo. Falla venire. Cognome, forza, una battaglia. Passamelo un secondo, passamelo un secondo. Vigilessa Novax. Vigilessa a fanculo, di Parenzo è un coglione. No, non è che fai, la devi ammaestrare, scusa, avrà una sua autonomia. Parenzo è un coglione. Sentito? No. Parenzo un coglione. Detto questo, gentile signora, si qualifichi, nome, cognome, battaglia a viso aperto, forza, lei sa chi sono io, vorrei sapere chi è lei. Anche un vicequestore, si è esposto, dai. Devo dire una cosa importante. Dimmi. Questa pandemia è finita, e non per i vaccini, è finita totalmente. È solo finita i ritardati possono pensare che questi vaccini sia finita, che ha avuto la stessa identica e precisa durata della pandemia del 1918, che nacque a marzo del 18, quindi è finita. Dunque bene. Le stesse caratteristiche, tempesta citochimica e problemi respiratori. Cioè, ci stai comunicando che è finita la pandemia. Evviva Parenzo, quello che mangia le ghiande ci dice che è finita. E chi verrà processato? I politici lo sanno. Ma sarà processato qualcuno? Sarà processato qualcuno, Fruttariano? In Piazzale Loreto processeremo Parenzo e tutti i suoi Michetti, Crisantemo, Sboroni, l'ipocondriaco, tutta questa gente qua. Giorgetti il primo. Ma che c'è tra Giorgetti e Giorgetti? E allora? L'amichetto di Draghi, che comanda la Lega dei tempi di Bossi, ha detto che Draghi sarà come De Gaulle, presidente della Repubblica. Ma certo, signor Fruttariano, parla il signor Fruttariano. Ciao Max, ciao.